Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e bentornati sul mio canale, bentornati sulla serie di Fallout Shelter. Oggi siamo qua con questo nuovo episodio. Ok, come potete vedere siamo al giorno 3. Come mai Phantom siamo al giorno 3 quando dovremmo essere al giorno 2? Ve lo spiego subito. In pratica ho giocato per un paio di secondi, solo per mandare gli abitanti in missione, in modo che registrando questo video siano subito pronti, perché quando mandiamo gli abitanti in missione ci vuole un tot di tempo per appunto avviare la missione. Quindi io cosa ho fatto? Ho aperto il gioco, ho mandato gli abitanti in missione e poi ho registrato questo video. Quindi un giorno ce lo siamo saltati, diciamo. Quindi ci prendiamo la bellezza di 230 tappi in totale, 86% grado B. Ok, il Vault sta andando malissimo, siamo senza risorse, siamo senza niente, ma questo perché appunto ho saltato un giorno per mandare gli abitanti in missione. Vi faccio vedere pure la missione che li ho mandati all'inseguimento, quella di Battle Cap. Tra l'altro è tornato il nostro Baphomen, ci ha portato questa roba, veste dell'iniziato, tenuta della zona, fucile da caccia migliorato e tenuta da mercenario. Quindi facciamo tornare il nostro caro Baphomen. Un altro abitante, Brian Sutton è percezione lui. Ok, perfetto, percezione. E tra l'altro la carissima Bethesda, porca di quella puttana, non ha risolto il bug che appunto non si può zoomare. Cioè, io gioco a Fallout Shelter sul PC con il Bethesda Launcher e non puoi zoomare. Prima si poteva fare, adesso non si sa perché, con questo aggiornamento 1.8 non si può più zoomare. Ok. Allora, lui ha percezione, quindi lo potremmo mandare qua? Sì, perché no? Tra l'altro non so perché le stanze non siano addobbate a mo' di Halloween, questa qua, ad esempio. Quella alla mensa dovrebbe essere addobbata a stile Halloween. L'altro giorno era addobbata a stile Halloween, il giorno in cui ho mandato gli abitanti in missione, adesso no. Ma non so perché, ragazzi, veramente non lo so. Non vorrei che non avesse installato l'aggiornamento, ma credo sia impossibile. Abbiamo sbloccato una nuova stanza, la classe. Tra l'altro dovremmo farle tutte queste stanze per migliorare appunto le abilità dei nostri cari abitanti. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo portare il livello dell'acqua e quello dell'energia sopra, perché non può rimanere così. Tra l'altro questo perché ha radiazioni? Non lo so. Io non ho manco il Radaway, cioè ce l'ho un... Non ho la clinica dei Radaway, è vero ragazzi. Andiamo a costruirla subito perché è vitale, non possiamo stare senza Radaway. Laboratorio. E andiamo a crearlo dove? Lo andiamo a creare qua, che c'è uno spazio libero. Perché lui è incazzato? Cos'è successo? Non lo so, è arrabbiatissimo. Ah, giusto. Gli abitanti si scazzano se non hanno un lavoro. Quindi lui è scazzato. Direi di mandarlo qua. Cosa ti devo dire, mio giovane amico? Ok, vediamo chi è in pausa a caffè, tra l'altro, oltre lui. Vediamo un po'. Pausa a caffè. Baphomen, vabbè, ma Baphomen è il nostro corriere, diciamo, quindi Baphomen ci può stare. Salito di livello lui. Stavo dicendo, abbiamo creato il laboratorio. Adesso chi è che potrebbe andare al laboratorio? Baphomen, tu sai fare qualcosa. Intelligenza 2, Baphomen per ora va al laboratorio. Cioè, lo facciamo riposare un po' appena tornato da una missione. Ci ha portato degli oggetti che tra l'altro devo vedere quello che ci ha portato. Fucile da caccia. Non era migliorato. Probabilmente se l'è intascato lui il fucile da caccia migliorato, vediamo. No. Oh, vabbè. Avrò letto male. Poi ci ha portato armatura da combattimento. Tutte queste cose. Non è che io le cose che mi ha portato Baphomen le ho vendute. Al posto di fare raccogli. Adesso ho un dubbio, dovrò riguardare il video. Porca puttana, se l'ho vendute. Scusatemi ragazzi, è un mio grande fail. Tra l'altro vediamo gli obiettivi di oggi. Non gli obiettivi, volevo dire le missioni. Il Vault stregato. Spaventa il capo dei predoni nascosto in un vault. Ci dà un cestino, ragazzi. Però dobbiamo avere un costume da fantasma. Questa la dobbiamo fare, ragazzi. Il costume da fantasma si sblocca nei pacchetti. Come la maggior parte dei bulli, i predoni sono dei codardi. Il capo dei predoni del Vault 110 appartiene a questa categoria. Forse riuscirà a spaventarlo senza ricorrere alla forza. No, ragazzi, questa la dobbiamo fare come evento di Halloween. Lo devo fare. Però prima dobbiamo tenere un vestito da fantasmino. Vediamo un po'. Collezione. Non abbiamo nessuno. Perfetto.
Vediamo le completate. No, che cazzo sto facendo, raga? Scusate, mi sto perdendo. Fa esplorare la zona 1 abitante 5. No, lo togliamo questo assolutamente. Porta felicità il 4 abitante al 100%. Dobbiamo vedere come effettivamente riuscire a ottenere un cestino da pranzo. Al limite lo shoppo, ragazzi, non me ne sbatte niente. Figa. Vediamo quanto costa shoppare un cestino da pranzo. Allora, dove cavolo sono i cestini da pranzo? Ah, costa 1 euro. Potrei shopparlo. Potrei shopparne pure 5, ragazzi. Vediamo. Forse nel prossimo video vi porto la sorpresa e ne shoppo 5. Tra l'altro, noi non abbiamo animali qua. O forse sì. Non mi ricordo, ragazzi. È da un po' che non gioco a Fallout Shelter. Cioè, dall'ultimo video che abbiamo fatto. Quindi, allora, l'acqua è in una situazione davvero pessima. Quindi, vedremo di fare un po' di sprint. Fallito, ti pare, con la fortuna che ho, porca di quella puttana. Attacco dei rati talpa addirittura. Cioè, questo si sta cagando in mano. Tieni, tizio, prendi un fucile e spara. Ok. Vediamo, devo dare. Oh, lui non ha l'armatura, gliela diamo a lui l'armatura. Il nostro Gerald Drake, che tra l'altro Johnny mi ha detto di farlo diventare Marcus Crone. Ma lo farò quando avremo il barbiere. Ok, bando alle ciance e iniziamo la missione all'inseguimento. Sperando sempre che, come dico in ogni fottuto video, che i caricamenti di Fallout Shelter non siano come quelli di Fallout 4, ovvero lunghissimi e da frantumarsi i coglioni con un martello. Più che altro, abbiamo iniziato la seconda fase di all'inseguimento. Sperando di ottenere Battle Capi adesso. Esplorare il volto 177. Andiamo, miei giovani amici. Esploriamo questo volto, vediamo, è abbastanza grande, però dovremmo farlo. Cosa c'è qua dentro? Scarafaggi radioattivi, ma non sono un problema, dai. Vabbè, ovviamente se rimanete a guardare gli scarafaggi sono un problema. Sai qual è il trucco per affrontare una missione? No, non lo so, dimmelo. Perdono. Però mi hai lasciato così, non mi hai detto il trucco per affrontare una missione. Brutto, infame di merda. Tra l'altro qui c'è qualcosa da raccogliere. Quanto serve fico per fare un personaggio? Cioè con la faccia cattiva. Non so se dal barbiere si può fare questa cosa, ma spero di sì perché mi gremerebbe parecchio. Qui troviamo un paio di tappi. Tappi, steampack e tappi. Me lo merito. Che cosa te lo meriti? Cosa hai fatto, Lucas? Qui altri nemici sicuro. Ti pareva? Anche un boss, diciamo. Mini boss, come lo volete chiamare. Uno scarafaggio più grosso degli altri, comunque, luminescente. Non dovrebbe essere appunto un problema. Fantasticolla. E un fucile da caccia. Buono. Fucile da caccia non mi dispiace per niente. Ok, scendete. Ci facciamo tutto questo piano che più o meno spero siano 3 stanze. Ah, ok, 2, perfetto. Questa è enorme, però che cazzo c'è qua dentro? 1, 2, 3 oggetti da prendere. Madre dei rati talpa come mini boss. Guardate, questa qua. Tra l'altro c'è solo Lucas che la sta affrontando. Questi due stanno affrontando un ratto talpa normalissimo. Tra l'altro, come lo stai tenendo il fucile Longfellow? Vabbè, non guardiamo queste cose, perché il gioco in sé è fantastico. Non avevo visto che ci sta anche il baule qua da aprire. Ok, fucile, nastro adesivo. La madre cosa ci dà? Steampack, steampack. Perfetto. Andiamo a esplorare l'altra stanza. Un predone. No, due predoni. Quanti cazzo sono? Sono tutti alla porta, sono tre predoni. Oh, erano tutti tipo ammassati alla porta che ci stavano aspettando per farci il trappolone. Però, oh, colpo spavre. Speriamo. 2x5, dai, non mi lamento. Potevo andarmi peggio con la fortuna che mi ritrovo. Anche se mi devo stare zitto perché sono stato abbastanza sculato nei pacchetti. Dai! Ok. 1x25 non è ottimo, però non è manco male. Ok. Questi cadaveri cosa ci danno? Sì, però, Lucas, se mi fai cliccare il fottuto cadavere. Lucas, levati dai coglioni. Ok. E andiamo all'ascensore.
E tra l'altro è zoomato in una maniera assurda, che è nervoso non poter... No, dove sto andando? Rimanete qua. Che è nervoso non poter zoomare a mio piacimento con la tastiera, porca puttana. Ok, ci stanno altri due piani, qua poi un altro ancora. Cosa c'è? Sempre predoni. Roba che... Solo i predoni rapiscono la gente, anche se battono i capi sono... Mascotte, cioè, non so effettivamente cosa siano. Credo che siano umani dentro dei pupazzi di gomma piuma, o forse sono robot. Per 5. Perfetto. Adesso prendiamo un po' le varie cose. Dai, però. Revolver con mirino. Tappi, tappi. Pensavo che non l'avrei mai detto, ma non l'ho letto in tempo. Cazzo. Vediamo questa stanza cos'è. Cosa ci sarà in questa stanza oltre il buio più totale? Due predoni. Molto, molto semplice, cioè le missioni sono belle per carità di Dio. Danno anche molti materiali, oggetti, armi e armature, però sono molto ripetitive, sono tutte uguali tra loro. Cioè, Quizzone contaminato è l'unica che mi è piaciuta. No, no, tornate indietro, devo prendere. L'unica che mi è piaciuta più di tanto. Che tra l'altro mi avete detto che le domande cambiano di Quizzone contaminato. Cioè, non sono sempre su Fallout 3. Dai, prendi sto cavolo di cadavere, porca puttana. Tra l'altro, Quizzone contaminato dobbiamo farlo di nuovo perché era davvero fantastica come missione. Quindi, prima di finire il video, mando sempre la nostra squadra affidata ormai in missione a fare Quizzone contaminato. Poi fatemi sapere nei commenti voi che missione volete che io faccia, non lo so, magari. Ovviamente devo fare quella di Halloween, però devo prima trovare il costume da fantasmino, quindi probabilmente scioperò uno o cinque bauli a seconda di come mi gira. Poi ovviamente lo vedrete. E magari se abbiamo fortuna otteniamo anche altri abitanti leggendari. Tra l'altro devo continuare a osservare il combattimento perché devo guardare la vita dei miei personaggi. Quello lo richiamo. John. Lucas. No, Lucas sta fresco come una rosa. Che dai, ci mettete 3 anni a uccidere un paio di predatori. Ok, sì, avete ammazzato tutti, perfetto. Tappi. Sembra la strada sbagliata. Tu dici? Secondo me è quella giusta. Ok. Ci stiamo mettendo gli anni a esplorare sto vault perché abbiamo intoppi ogni stanza. Vabbè, guarda che culo qua, non abbiamo avuto intoppi, ho parlato. Qua altri predoni, ovviamente. Però solo due questa volta, dai, almeno ci risparmiamo un po' lo sbatti. Boom, 2x5. Non è malissimo come danni, però non è manco un danno esagerato. Tappi, fucile a leva di maestremo e questi sfigati. Cos'è il lavoro di squadra del Vault? Tra l'altro, scusate se ogni tanto mi impappino e mi mangio le parole, cose così, ma è normale. Sono le 4 e un quarto del mattino. Dai! Porca puttana, che odio sta cosa. Sono le 4 e un quarto del mattino. Ho registrato parecchi video, soprattutto sulla beta di Infinite Warfare. Quindi, dopo un po', mi impappino. Ok, siamo arrivati, andiamo in questa stanza. Li abbiamo portati dagli uffici della Poseidon Energy, ma non vorrei così a lungo da raggiungerli. Oh, bastardi. Tra l'altro devo fare... Puttana, se riesco... Ok, devo fare un bello screenshot per la miniatura, quindi... Boom. Sì, è figo come miniatura, mi piace. Tra l'altro la vorrei tantissimo per un mio abitante del volto e l'armatura così da predone capo. Sarebbe davvero figo. Quindi l'hanno portati nella Poseidon Energy. Quindi dovremo sempre andare a ritrovarli di nuovo. Porca puttana. Abbiamo completato la missione, ma ovviamente noi abbiamo tenuto un oggetto raro, una pala. Ovviamente noi esploriamo tutto il luogo perché non voglio perdermi eventuali ricompense. E qua tappi. Vediamo qua giù. Cosa ci sta? Nemici, ratti talpa. Vabbè, dovrebbero essere relativamente semplici da buttare giù i ratti talpa perché non sono nemici così particolari. Tra l'altro, io spero che i Deathclaw non ci attacchino presto nel vault. So che è un problema, mettere lo studio radio continuamente in funzione perché attira gli abitanti, di conseguenza attira i predoni, i Deathclaw e gli scorpioni radioattivi, quindi non conviene per niente.
Perché se mi attaccano i Deathclaw, quando ho il Volt così, cioè sono tutti armati, più o meno. Hanno armi discutibili, alcuni hanno armi abbastanza buone, ad esempio Lucas e Longfellow, lui hanno armi buonissime. Però mettete che loro sono in missione, ci attaccano. Tra l'altro ho trovato un progetto. Ci attaccano, cos'è che facciamo? Abbiamo solo due idioti alla porta, tra l'altro di livello 1 che dovrei far aumentare. Dopo vedo di costruire la stanza per aumentare i parametri, tipo la forza, così salgono di livello e appunto li posso mettere come guardie. Poi spero che se shoppo quei 5 pacchetti famosi di cui sto parlando, di ottenere almeno un'armatura atomica, perché sarebbe davvero una manna dal cielo. Un altro progetto, fantastico. Io che pensavo che la mia stanza nel Vault fosse, avesse bisogno di una pulita. Non lo so, conta che non abbiamo manco un Mr. Handy per pulire il Vault. Ultima stanza, ultimi due sfigati. Quindi vediamo un po' di farli fuori subito. Tra l'altro c'è anche un oggetto della, da raccogliere. Ok, spav. Boom, 2x5. Pistola 10 mm. Se i miei genitori mi vedessero in questo momento, probabilmente sono morti, Langfell. Cioè, anche tu hai una certa età. Torniamo al Vault. Vuoi che gli abitanti tornino nel Vault? Certo. Abbiamo trovato frammento di progetto dei temi. Dei temi, cazzo, ragazzi! Sì, è vero che, come vi ho detto nel precedente video, ci stavano. Hanno messo i temi tipo confraternita, istituto, eccetera, eccetera. Adesso li hanno aggiunti pure nelle missioni, ecco come si costruiscono i temi. Però dove si costruiscono? Nella fabbrica per armi o in quella tessile? Oppure ci vuole una stanza a parte? Non credo che ci voglia una stanza a parte perché avevamo controllato nel vecchio video. Quindi, quello lo escludo. Probabilmente serve a quella dei vestiti. Raggiungete il Vault ora per due Nuka Cola, tanto non sei. Minchia, avete trovato un botto di roba. Raccogli, non vendere oggetti comuni. Un abitante ha trovato un frammento di progetto. Dormitori del Railroad. Ah, ok, ne servono 9. Perfetto, quindi abbiamo uno spazietto. Un abitante ha trovato un frammento di progetto. Mensa di Minuteman. Bella la mensa di Minuteman. Ok. Temi. Introduciamo i temi. Ottieni progetti dei temi durante le missioni. Per creare i temi, costruisci l'officina per temi. Ah, quindi c'è una stanza. Phantom, sei un coglione. Applica i temi a mensa e dormitori completamente uniti e migliorati. Nota, puoi usare la Nuka Cola Quantum per trovare frammenti mancanti dei progetti dei temi. Questa non lo sapevo. Adesso vediamo un po', vediamo tutto, ragazzi. Tra l'altro, loro sono tornati. Li mandiamo a fare le loro cose. Li mandiamo a Longfellow là e lui va in pausa caffè, giusto? No, ti mando qua. Lucas Sims, no, Lucas Sims era qua, Longfellow era da un'altra parte, ah, mi sto incasinando. Lui era qua. No, Longfellow, tu non sei qua, Longfellow. Dove cazzo stai andando? Longfellow cos'è che facevo? Forza, forse, non mi ricordo. Intelligenza, molto intelligente, vai a fare il radway, Longfellow. Ok, loro stanno là, beati. Non voglio che nessuno sia andato in pausa. Quindi mi auguro di no. Tra l'altro il Volt è in situazione critica. Cioè l'energia ci sta, ma l'acqua. Non abbiamo acqua, ragazzi. Stiamo senza acqua. No, Sprinter no. Però miglioriamo la stanza. Perché non l'avevo ancora migliorata? Porca puttana, Phantom. Ok, un po' l'abbiamo migliorata. La vediamo qua sotto se possiamo. Ok, qua migliorata. Però qua non arriva corrente. Quindi vedrò di fare uno sprint. Dai, un po' di fortuna, per favore. Sì. E non siamo ancora. Però. Un po' di fortuna, ti prego. Un'ultima botta di culo. Sì, ok. L'energia c'è, quindi lavorate, per favore. Appunto. Fate ciò che dovete fare. Qua sgomberiamo perché qua voglio creare l'officina per te, quindi vediamo. Ascensore, dormitorio, generatore, mensa, depuratore, ripostiglio, centro, laboratorio, studio, officina bellica, sala pesi, atletica, armeria, classe, officina tessile, sala fitness. Ah, cazzo, 42 abitanti addirittura, minchia. Allora, tra l'altro, volevo creare la sala pesi. Cioè, voglio creare un po' di stanze per aumentare i parametri. Quindi creiamo una sala pesi, che tra l'altro non dovrei aver già fatto perché se già l'ho fatta mi sparo in faccia. la creiamo qua. Tanto, qua buttiamo giù questa roccia, ci mettiamo anche un altro ascensore.
Ascensore. Ok, la sala pesi serve a migliorare la forza. E mandiamo tipo lui a migliorarsi. Consiglio utile: addestra i tuoi abitanti per migliorare i loro parametri. Grazie al cazzo. Più che altro, perché lui è triste? Che succede, mio caro amico? Tieni. Ok, adesso è felice. Era ferito, quindi per quello stava un po' triste. Anche lui è un po' triste, adesso è felice. Minchia, lei è incazzata come una belva. Lui mica tanto. Sono brutti gli attacchi. Lui, tra l'altro, sta diventando uno dei miei preferiti. Mi piace a scoppio. A scoppio. Una cosa che si dice qua in Sardegna. Mi piace davvero tanto il suo personaggio. Devo curare tutti perché se il morale scende troppo qua, gli abitanti poi se ne vanno dal volte, non va bene. Perché sono tutti feriti, cazzo? Sono tutti feriti. Lei non sta facendo niente, quindi è arrabbiata. Quindi mandiamola là. Cioè, voglio vedere un po' la felicità generale. 31%, 87. Minchia, però stanno tutti messi malissimo. L'uomo inutile, no! Ma perché stanno tutti messi così male? Ah, giusto, perché sono un rincoglionito io. Se non hanno acqua, ragazzi, gli vengono le radiazioni. Tipo, tra l'altro, questo video sta durando tantissimo. Siamo già a 21 minuti. Ed è una cosa. Wow. E allora, ragazzi, termino qua questo video. Devo curare Longfellow. Dov'è Longfellow? Ok. No, non lo devo curare. Termino con questo video, spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, è inimmaginabile. Scrivetemelo nei commenti, Phantom, sono arrivato fino alla fine. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per il supporto. Ciao a tutti ragazzi.